Der Blaue Reiter. Il gruppo The Blaue Reiter, il Cavaliere Azzurro, si sviluppò tra il 1911 ed il 1914 a Monaco di Baviera. Fu fondato da Wassily Kandinsky, Frank Marc, August Macke. Secondo gli artisti del gruppo, l'arte doveva superare il vincolo della figurazione per comunicare contenuti interiori e spirituali. Durò molto poco come gruppo a sé stante, infatti, sorto come movimento di ispirazione espressionista, diede impulso alla nascita dell'astrattismo lirico. Il nome del gruppo, The Blaue Reiter, Cavaliere Azzurro, allude alla ricerca di libertà e spiritualità. I mezzi espressivi prevalenti erano il colore, le linee, le forme e gli andamenti compositivi. Era affidato a questi elementi il compito di esprimere significati interagendo tra di loro. L'azzurro, colore legato simbolicamente alla profondità dello spirito, era il colore prevalente delle opere di Kandinsky e di Marc. Nel quadro di Kandinsky, Il Cavaliere Azzurro, del 1903, un cavaliere con un mantello azzurro galoppa su un cavallo bianco attraverso una collina lussureggiante. I colori autunnali degli alberi, il blu della foresta sul fondo, il celeste e il bianco del cielo e delle nuvole sottolineano, con la loro vivezza, la bellezza e la piacevolezza dell'ambiente e ne accentuano l'aspetto quasi spirituale. La collina è disegnata da una delicata linea curva continua. La pennellata è quasi impressionista. I cavalieri erano un soggetto particolarmente amato da Kandinsky, che era molto legato alle storie popolari del Medioevo della sua terra. Kandinsky sarà poi un protagonista assoluto della stagione dell'astrattismo. Franz Marc, altro importante esponente del Blaue Reiter, nasce a Monaco nel 1880 e muore nel 1916 sul fronte francese, nei pressi di Verdun. Nell'esperienza del Blaue Reiter si specializzò nella rappresentazione di animali, cavalli, cerbiatti, buoi, tigri, uccelli e così via, riproducendoli sempre come presenze simboliche. Molti degli animali di Marc sono rappresentati come se fossero figure umane in posa e dell'uomo assumono anche l'espressione e la rappresentazione dei sentimenti. È nell'opera A Cavallo Blu 1 che Marc sintetizza la sua teoria del colore. Il blu è il principio maschile, austero e intellettuale. Il giallo è il principio femminile, gentile, allegro, vitale. Il rosso rappresenta la materia, greve e pesante, e deve essere sottomesso agli altri due colori. La nobiltà del cavallo, animale da sempre ammirato, è legata all'attenzione verso lo spirituale. La testa dell'animale, leggermente piegata, sembra rivolgere all'osservatore un cenno di intesa, di docilità e di intelligenza.